Adesso finito il momento che ci tenevamo ovviamente ad averlo, perché cambia tutto perché canterà ancora il coro, però adesso c'è un momento che dedichiamo quasi completamente al nostro amico Fra Maurizio Lenti, perché c'è una canzone che ha il titolo di Padre Nostro, giusto? E quindi chi meglio di lui poteva interpretarla? Prego, Fra Maurizio. Ecco, due parole per dire che comunque è un canto, però dobbiamo ricordare che è una preghiera. E quale preghiera? La preghiera per eccellenza, il Padre Nostro, insegnato da Gesù a tutti noi cristiani, ma io direi a tutta l'umanità, perché nella sintesi profonda, e poi anche i santi nel corso dei secoli hanno fatto un'esegesi profonda di queste frasi del Padre Nostro, e vuol dire che c'è la sintesi di tutta la nostra vita, di tutto il mistero della nascita, che è quello del Natale, il mistero dell'incarnazione. Poi c'è il viaggio della vita, compreso le preoccupazioni, le difficoltà, gli ostacoli, e quello è quello che viviamo tutti attualmente, per arrivare però poi alla risposta finale della salvezza che Gesù ci ha promesso. Quindi ecco, ho voluto fare questo, dedicare questa mia parte del cuore di religioso, di frate, di credente, esprimendo, diciamo così, come spontaneamente mi è venuto in qualche nota, per così dare un tocco sonoro e melodioso a questa grande e universale preghiera. Due sottolineature per una voce sicuramente speciale ed emozionante, qual è quella di Fra Maurizio, e ovviamente voglio anche sottolineare l'importanza in questo canto della Corale Santa Cecilia di Fossato di Vico. Grazie di essere qui. Vi lasciamo sulle note di Fra Maurizio Lenti, ma sulle parole di qualcuno ben più in alto di noi. Prego, Padre Nostro.
così in terra, così in terra, su terra, facci oggi il nostro pane, il nostro pane, perdona a noi peccatori, rimetti a noi i nostri debiti, i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione. Libera noi da ogni male. In tentazione, libera noi da ogni male.